mi chiamo Rosario Barchitta, sono dalla provincia di Catania, Scordia, un paese della provincia di Catania, appunto. E oggi devo dire con molto piacere, con grande meraviglia, ho trovato qua un luogo dove veramente mi è venuto bello e spontaneo spiegare cosa mi è successo in una maniera talmente chiara che forse mi era capitato poche volte, nonostante i tantissimi incontri che facciamo nelle scuole. Io ho raccontato la mia vicenda per far capire ai ragazzi che non è oro colato quello che loro leggono su qualche libro tendenzioso o su tanti film fatti in una certa maniera, ma piuttosto devono stare attenti a quello che dicono gli imprenditori come me quando girano e raccontano in maniera diretta le loro esperienze. Io ho raccontato la mia esperienza, tutto quello che è capitato a me, perché vedete, io pagavo in natura e avevo tantissima paura, ma la paura è qualche cosa che è dentro di noi, quindi non c'è niente da meravigliarsi se una persona di fronte a un delinquente o un mafioso abbia paura. Il problema è come uscirsene, e allora uno arrivato a un certo punto della sua vita deve capire anche che si deve prendere qualche rischio, perché attenzione ragazzi, ma noi qua parliamo dei rischi contro la mafia, di qualche omicidio, di qualche imprenditore ammazzato brutalmente, una cosa, un disastro, una cosa bruttissima, vero, è vero. Ma attenzione, io ho voluto sottolineare oggi ai ragazzi in questa scuola che loro devono semplicemente riflettere su alcune cose. La mia risposta è chiara, io lo so che rischio, lo so che qualche rischio me lo prendo, ma non sono eterno. Però perché me lo prendo questo rischio? Me lo prendo perché io ho una dignità, ho riscoperto da quando ho denunciato di avere una dignità che avevo persa, avevo perduta, perché io mi vergognavo davanti agli occhi dei miei figli e di mia moglie quando pagavo con queste persone. Adesso non mi vergogno più, soprattutto la soddisfazione è questa, non vergognarsi davanti alla sua famiglia, ma anche davanti agli amici e alla società che ti circonda. E per raggiungere questo, ragazzi, dovete semplicemente capire una cosa: ma quanti imprenditori muoiono in un anno ammazzati dalla mafia? Uno, due, cinque? E fanno tanto di quello scalpore, perché la televisione pare molto spesso pare più per spaventare le persone che per incoraggiarle. Perché guardate che voi, per scelta vostra, io oggi vi ho voluto dire che scegliete di morire quando vi andate a drogare, vi andate a fare, a provare la droga, ed è una scelta vostra, quindi siete voi che avete scelto di morire. E vogliamo fare le percentuali? E quante di voi uscite dalla scuola e si mettono sopra una moto a scorazzare a 150, a 200 all'ora? Vogliamo vedere quante ne muoiono con le moto o con la droga in un anno? E allora sono sicuro che usciranno numeri, migliaia di numeri. E allora perché aver paura della mafia se muoiono 5 imprenditori in un anno? Per riguadagnare la loro dignità e la dignità di tutta questa nostra povera società che si sta perdendo. Quindi ragazzi, vi dico sempre e vi esorto, coraggio, 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 che la vostra dignità vale più della vostra stessa vita. Grazie Rosario. Ricordiamo che Rosario è un imprenditore che è stato vittima di estorsione e ne è venuto fuori denunciando. Vero? Sì, io ho denunciato, ho fatto una prima denuncia nell'89, gli imprenditori sono finiti in galera, i delinquenti sono finiti in galera. Non devo dire che non ho subito più nessuna ritorsione da quella mafia, da quel gruppo. Mentre ho subito un danno dopo 20 anni da altre persone, da altri gruppi sopravvenuti in seguito che non avevano nessun legame con quelli di prima. Ci hanno riprovato, come si dice. Ci hanno riprovato, mi hanno bruciato un escavatore e devo dire che quando dall'89 c'è in vigore lo Stato, finalmente si è svegliato e ha fatto la 44, una legge che si chiama la 44 del 99, ma egoisticamente voglio dire che è quasi una convenienza, però questo se lo dico come battuta, ma guardate che lo Stato, se denunciate in maniera chiara, e questo lo potete fare tranquillamente attraverso le associazioni anti-racket, io ne rappresento una di queste nel mio paese,
Noi prendiamo gli imprenditori quando si rivolgono a noi, timidi, impauriti, e ci raccontano le loro storie, noi li portiamo dai carabinieri in maniera assolutamente anonima, li portiamo in altri paesi e non nel nostro paese, li facciamo denunciare, li accompagniamo nei processi. E guardate ragazzi, non solo non ci sono state ritorsioni per questi imprenditori, come non ci sono state per me, ma addirittura alla fine lo Stato ci ha riconosciuto non solo il danno, ma anche il danno morale, il danno per i tempi che il nostro negozio, le nostre attività sono rimaste chiuse. Quindi, signori, è arrivato il momento che vale la pena veramente denunciare. Grazie.